Eccoci qua, ben ritrovati ancora sulle fonti TV. Andiamo a vedere velocemente le borse europee. Il DAX di Francoforte recupera terreno, guadagna lo 0,20%, il CAC 40 di Parigi lo 0,17% sotto la parità e FTSE MIB sta anche recuperando, perde in questo momento soltanto 83 punti, ovvero lo 0,42%. Andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando anche le borse americane. L'S&P 500 guadagna mezzo punto percentuale, Dow guadagna 109 punti, insomma accelerano gli acquisti per quanto riguarda l'indice Dow Jones e Nasdaq Composite guadagna 118 punti, ovvero l'1,15%, una situazione molto interessante. Ricordo a tutti che questa settimana è molto ricca di appuntamenti, soprattutto ecco, per quanto riguarda l'America, perché vedremo il PIL americano, sentiremo anche che cosa ci dirà Jerome Powell, poi tra poco andremo a vedere anche come è composto il balance sheet della Fed e certamente manca anche il prossimo stimolo fiscale per quanto riguarda l'amministrazione Trump. Andiamo a vedere in particolar modo un titolo che oggi ha fatto dei movimenti molto importanti. Mi riferisco ovviamente a Ryanair, solo un secondo per trovarlo velocemente anche sul nostro chart. Eccolo qua, perde il 3,76%. La pandemia con l'azzeramento degli spostamenti presenta il conto alla compagnia low cost Ryanair, che ha chiuso al 30 giugno il trimestre più difficile della sua storia ormai ultra trentennale. La società irlandese ha accusato una perdita netta di 185 milioni di euro del primo trimestre rispetto a un utile netto di 242,9 milioni nel periodo dell'anno precedente. La compagnia low cost, che definisce il trimestre come il più difficile dei suoi 35 anni di storia, non è in grado di fornire alcuna indicazione sugli obiettivi finanziari per il 2021, che si chiude a marzo, che sarà un anno molto impegnativo a causa della pandemia. Comunque soffre tantissimo l'intero comparto, come possiamo vedere anche degli altri titoli, come per esempio in questo momento International Consolidated Airlines, ovvero IAG. Poi dall'altro canto vediamo Lufthansa che perde il 6,25%. Insomma, l'intero comparto dei trasporti perde tantissimo e sta registrando perdite importantissime dall'inizio anno. Allora, sono in compagnia di Giorgio Pallini, trader indipendente. Buongiorno Giorgio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a te Alexandra e buon pomeriggio anche a tutte le amiche e gli amici che ci seguono qui in diretta. Allora, vorrei chiederti velocemente la tua opinione, soprattutto per quanto riguarda Ryanair, dopo questo trimestre di sofferenze, ma non solo per Ryanair, un po' per tutto il comparto dei trasporti. Ma decisamente un periodo difficile, è chiaro che doveva essere così. Nello specifico il titolo Ryanair ha visto la quotazione dimezzarsi addirittura perché in epoca ormai pre-Covid il titolo viaggiava intorno ai 16 euro per azione, mentre i ribassi che sono avvenuti proprio successivamente all'esplosione della pandemia aveva portato addirittura il titolo a dimezzare proprio la stessa quotazione con dei minimi toccati in area 8 euro per azione. Dopodiché è avvenuta questa fase di rimbalzo che diciamo che si è vista un po' su tutti i titoli che riguardano il comparto aereo. Un rimbalzo è avvenuto a cavallo tra la fine di maggio e la metà del mese di giugno, quando si iniziava a capire che le compagnie aeree avrebbero ripreso a volare. Chiaramente non con i ritmi molto frequenti ai quali eravamo abituati, ma intanto c'è stata una prima riapertura sostanziale dei voli e infatti anche le quotazioni in borsa, diciamo così, non hanno spiccato il volo, sicuramente no, però hanno iniziato un pochino a riprendere la strada del rialzo. Nello specifico Ryanair oggi gravita intorno ai 10,50 euro per azione, chiaramente ancora sotto i livelli di febbraio, di questo febbraio 2020, quando la quotazione era arrivata ad un passo dai massimi storici, massimi che il titolo comunque aveva già conosciuto nei 2 anni precedenti, ma non erano poi così lontani. Vedremo se da qui alle prossime settimane il comparto aereo riprenderà a crescere, anche perché, Alexandra, la somma delle capitalizzazioni delle prime 7 compagnie aeree, questo è un dato che
era già un po' nota nelle ultime settimane, addirittura la somma delle prime sette compagnie aeree era inferiore alla capitalizzazione di borsa del titolo Zoom. Questo per dare un po' un confronto tra i titoli tecnologici che, nonostante il Covid, hanno continuato, a spingere al rialzo, e poi tutto il resto. Ecco, torniamo velocemente sugli indici europei. Volevo chiederti dove è sparito il rally, soprattutto quello che abbiamo visto dopo la conferma del Recovery Fund. Il DAX di Francoforte sembrava stesse diventando, ecco, l'S&P 500 d'Europa. Adesso stiamo vivendo, ecco, un scenario un po' più diverso. È vero, bravissima, anche perché da fine giugno, esattamente un mese fa, quando ci siamo visti qui insieme in diretta l'ultima volta, ancora lì le mie indicazioni erano per una strada al rialzo, tant'è che avevamo l'S&P 500 a 3.000 punti e il DAX nello specifico era a 12.050 punti all'incirca. Lì indicavo ancora una volta al rialzo con dei target che sono stati raggiunti e anzi addirittura il mercato è andato ancora più su. Nello specifico il DAX in queste ultime 2 giornate è vero sta soffrendo al momento delle prese di profitto, non mi sembrano, a dire la verità, delle vere e proprie vendite, quindi si tratta di prese di profitto dopo i massimi che sono stati raggiunti la scorsa settimana in area 13.260 punti. Questa, secondo me, Alexandra, sarà una settimana un po' di attesa, o comunque oggi e domani sarà un po' una seduta di attesa perché andiamo incontro chiaramente a diversi appuntamenti importanti come il meeting della Fed di mercoledì, e poi lo sappiamo bene, da giovedì ci sarà un'esplosione per quanto riguarda l'emissione dei dati sulle trimestrali, e chiaramente anche gli indici europei ne risentono. Il DAX sta leggermente ritracciando, e il FTSE MIB è quello che fa più fatica, anche se negli ultimi istanti sta recuperando quella soglia dei 20.000 punti. Ecco, infatti vorrei chiederti velocemente per quanto riguarda anche il comparto bancario, soprattutto ecco quello italiano, perché certamente in focus è l'OPS, l'OPAS dell'intesa su UBI, certamente che scade questo martedì, quindi c'è pochissimo tempo. Intanto sto leggendo diversi titoli sui quotidiani, per esempio l'Unicredit dice che è l'ora dell'M&A di banche e borse. A questi comunque l'ha detto anche la BCE, soprattutto per quanto riguarda i merger and acquisitions, ovvero l'M&A, per quanto riguarda il comparto bancario italiano. Qual è la tua view su questo punto? È certamente un'analisi veloce di Intesa San Paolo e UBI, che tutte e due oggi stanno perdendo anche abbastanza, soprattutto per quanto riguarda l'UBI. Per quanto riguarda il comparto bancario italiano, oggi sta soffrendo tantissimo, anche se a dire la verità, anche qui il comparto bancario aveva trainato in parte al rialzo il nostro indice. Oggi è un po' più lento, ci sono delle prese di profitto anche su Intesa San Paolo, che in questo momento troviamo in area 1,80-1,81 euro per azione. Ci sono delle vere e proprie, è vero, delle vere prese di profitto dopo i massimi raggiunti anche qui nella scorsa settimana, dei livelli che però non si vedevano dal 10 marzo, quindi proprio da quando è stata dichiarata la pandemia a livello globale. In questo momento il titolo, nello specifico Intesa San Paolo, sta ritracciando su quest'area di supporto che troviamo a cavallo di area 1,75-1,80, quindi siamo proprio sopra quest'area supportiva. Attenzione perché un'eventuale discesa sotto tale livello, quindi una chiusura giornaliera sotto 1,75, potrebbe aprire veramente una fase di vendite. Fin qui si parla di ritraccio e per chi ha intenzione di seguire ancora il mercato a rialzo, questo movimento di ribasso potrebbe configurarsi come un'opportunità di acquisto per andare ancora a rialzo nelle prossime settimane. C'è da dire che, per quanto riguarda la mia view in particolare, ecco, non per influenzare qualcuno, però per seguire le mie analisi, avremo ancora delle giornate a rialzo, e poi il mese di agosto, statisticamente lo sappiamo, è un mese di prese di profitto, di ripasso, in cui gli hedge fund si fermano anch'essi per prendersi delle pause. Quindi diciamo che i prezzi tendono a ritracciare per favorire magari poi dei nuovi acquisti a prezzi più interessanti a partire dal mese di settembre fino alla fine dell'anno. Vedremo se anche Intesa sta formando questa fase di ritraccio, consolidazione dei prezzi e poi ripartenza al rialzo. Allora, intanto ci stanno arrivando un po' di domande, ti stanno chiedendo un'analisi di breve periodo su Leonardo, Elan ed Erg. da iniziare dal primo, Leonardo, anch'esso negli ultimi giorni
Sta cavalcando un po' quanto detto per Intesa San Paolo, anche se con una forza decisamente inferiore, perché il rialzo che è avvenuto durante il mese di luglio è stato meno corposo rispetto, ecco, come detto, ad Intesa San Paolo. Resta sotto i massimi di questo trading range che da marzo, scusate, ad oggi continua a vedere dei massimi in area 7,35 e dei minimi, anche se crescenti, sopra i 5,15 euro per azione. In questo momento si trova esattamente a metà di questo trading range. Il movimento di venerdì e di oggi si sta configurando anche qui con come un movimento di prese di profitto per ricaricare forse le batterie in area supportiva. Qui si può tentare un acquisto, state bene attenti però a posizionare gli stop loss sotto i minimi di 2 settimane fa, quindi in area 5,65. Questo potrebbe essere anche una buona operazione con una chiusura giornaliera, però ripeto, sopra i 5,65, target da raggiungere chiaramente i massimi della scorsa settimana, quindi 6,50 euro, e poi con la possibilità di un nuovo rialzo dei mercati finanziari, magari anche il titolo Leonardo potrebbe salire ancora più su e puntare proprio quella parte alta del trading range laterale di cui parlavo prima, quindi area 7,15-7,20 euro per azione. Attenzione, se il titolo dovesse scendere sotto i 5,60 euro con chiusura giornaliera, lì allora si ritornerebbe ad una nuova fase di vendite. Allora, poi segue Elan ed Erg. Plotto carico il grafico di ERG. Anche qui siamo in fase di ritraccio nelle ultime 3-4 sedute di scambi, però è già una fase un po' più corposa di vendite, perché la quotazione del titolo di ERG in questo momento la troviamo in area 20,10 euro per azione. Sta tornando a testare proprio i massimi del mese di giugno, perché ad inizio giugno Fine maggio, inizio giugno, la quotazione gravitava in area 20 euro per azione, che poi era stata rotta al rialzo all'inizio di questo mese, all'inizio di luglio, e quindi in questo momento si sta verificando proprio una fase di test, di pullback sui precedenti massimi. Se quest'area dovesse reggere l'urto di queste prese di profitto barra vendite, allora sì, qui saremmo proprio in presenza di un buon acquisto anche per un multi-day, ma anche settimanale, perché entrare in area 20 euro per azione con target 21,80 e poi successivamente i 23 euro, quindi andare a ricercare i massimi addirittura di questo 2020, stando però attenti anche qui ad un'eventuale rottura del supporto al ribasso. Come vedi, le analisi in questo momento si stanno accavallando un po' tutte, perché anche Piazza Affari, l'abbiamo appena detto, oggi ha attraversato una fase di prese di profitto, di ritraccio. Si stanno riallineando un po' tutte le quotazioni su diversi titoli, proprio perché nelle scorse settimane alcuni avevano, tra virgolette, esagerato quella fase di rialzo, andando a staccare violentemente e a rompere al rialzo delle aree di resistenza, che in questo caso però in questi giorni si configurano come aree di supporto. Quindi, se dovessero reggere queste aree di supporto, allora sì, sarebbero veramente degli acquisti interessanti anche in ottica multi-day, anche a titoli da tenere in portafoglio per diversi mesi. Attenzione, però, ripeto, proprio alla rottura dei livelli che sto citando. Anche il FTSE MIB, giusto per fare un paragone con l'indice Alexandra, dovesse perdere i minimi della seduta di oggi, allora andrebbe incontro ad un'accelerazione al ribasso che potrebbe riportare l'indice di Piazza Affari anche in area 19.600-19.500 punti. La mia idea è un po' di consolidazione di quest'area e poi di una nuova fase al rialzo, però ripeto, dobbiamo attendere questo meeting della Fed, quindi di mercoledì, giovedì, se non sbaglio c'è anche il PIL degli States. Abbiamo un dollaro sui minimi degli ultimi 2 anni, perché è da maggio 2018 che non si vedono dei minimi così profondi per quanto riguarda la quotazione dell'index dollaro. Lo sappiamo bene, il mercato è correlato in questo modo. Quando il biglietto verde soffre debolezza, allora l'equity, l'azionario, tende ad andare al rialzo. Fin quando reggerà questa correlazione non lo sappiamo, non lo possiamo ben sapere. Però stiamo attenti a fare anche questo tipo di valutazioni. Ecco, hai menzionato bene la Fed, adesso ci spostiamo tra un attimo sugli Stati Uniti, però prima la tua view per quanto riguarda Digital Bros, questa è una domanda di Luca.
Sincero, non è un titolo che seguo frequentemente, anzi, facciamo che non lo seguo quasi mai, però anche qui si può chiaramente provare a fare un'analisi di periodo, lo si vede molto chiaramente sul grafico giornaliero, la quotazione attuale è all'incirca sui 23,75 euro proprio in questo momento, quindi se dico bene, credo di sì, 23,75 euro. Sì. Anche qui siamo in fase di prese di profitto, anche perché nella settimana scorsa, Alexandra, sono stati segnati i massimi, praticamente i massimi storici del titolo. Queste quotazioni non si sono mai viste prima. Anche qui prese di profitto nelle ultime 3-4 sedute in fase di area in area supportiva. Secondo me qui un buon acquisto è da andare a ricercare a cavallo tra i 20,50 e i 22 euro per azione. Quindi attendere ancora un pochino, se non sbaglio Luca che ci ha posto la domanda, attendere ancora un pochino del ritraccio per quanto riguarda la quotazione di questa azione di Digital Bros ed è provare ad entrare al rialzo in area 21,50-22 euro con uno stop sotto i minimi del mese di giugno, quindi in area 19. Questo sì, sarebbe un buon acquisto in fase di ottica rialzista perché il titolo continua ad avere tantissima forza, lo si vede dalle accelerazioni che sono arrivate a metà del mese, di questo mese di luglio, e anche perché il rischio rendimento, che è la cosa fondamentale da vedere prima di entrare sul mercato, è decisamente a favore. Avremmo uno stop di 1,50 euro a fronte di un target che addirittura potrebbe essere di 4-5 euro, quindi puntare ad un ritorno sui massimi storici. Ecco Giorgio, torniamo velocemente negli Stati Uniti perché la situazione lì è altrettanto ecco, interessante. Settimana scorsa abbiamo visto tantissime vendite, soprattutto per quanto riguarda il comparto tecnologico. Questa settimana senz'altro è molto importante perché vedremo le trimestrali di McDonald's, Pfizer, Amazon, Apple, Alphabet, insomma tantissimi titoli, soprattutto ecco, tre titoli dei FANG. Ecco, quali sono le tue aspettative? Ma c'è da dire che in questo momento anche sul mercato americano, proprio in questi istanti, stiamo valutando delle operazioni al rialzo, però con dei prezzi che andremo a ricercare un pochino più basso, perché ormai dire che i titoli americani stanno, come dire, vanno un po' oltre quelli che sono gli utili reali. Per quanto riguarda le quotazioni in borsa, ormai è un dato scontato, lo si dice da tantissimo tempo. Nello specifico, se vogliamo magari fare un po' più il focus sui titoli FANG, lo si vede anche qui, apertura al rialzo nella giornata di oggi, leggere riprese di profitto, proprio perché, lo ripeto, secondo me questa sarà una giornata di attesa, come anche quella di domani, fino a mercoledì, quando sapremo cosa, insomma, verrà fuori dal meeting della Fed. Per quanto riguarda questi titoli, quindi i titoli FANG, l'abbiamo visto, Apple addirittura è salita sui massimi, nuovi massimi storici, ancora una volta si è arrivati a colpire i 400 dollari per azione, o comunque si sono sfiorati i 400 dollari per azione, quando vi ricordo che a metà marzo il titolo della casa di Cupertino era in area 210 dollari, 220 dollari, quindi nel giro di 3 mesi c'è stato sostanzialmente un raddoppio della quotazione e ora che ci stiamo avvicinando al rilascio delle trimestrali e diciamo la pausa estiva, è chiaro che vengono fuori delle prese di profitto e le quotazioni tendono a scendere. Secondo me, anche se Alexandra le trimestrali saranno positive, questo lo scopriremo giovedì chiaramente, ma anche se le trimestrali dei titoli FANG saranno positive, poi si assisterà ad un movimento di prese di profitto, magari non immediato sul rilascio dei dati, chiaramente. Però la tendenza, a mio modo di vedere, sarà un pochino questa, ma per un semplice motivo, perché sempre per prendere come riferimento Apple o comunque anche Amazon, Facebook e tutti gli altri titoli FANG, dalla fine del mese di marzo ad oggi questi titoli hanno visto crescere la propria quotazione di 80, 70, anche 90 punti percentuali. Apple sui massimi della scorsa settimana era più 88 rispetto ai minimi della discesa del Covid. Quindi è chiaro che gli hedge fund, i grossi investitori qui inizieranno a prendere profitto, anche perché si resta in un momento di attesa di possibile ritorno di una seconda ondata di contagi. Andiamo incontro alle elezioni presidenziali, quindi ci sono diversi punti interrogativi. In queste ultime settimane, voglio dire, è chiaro che si salisce,
positiva, anche se qualcuno potrebbe dire, ah, ok, dirlo dopo è scontato, però lo sto ripetendo da marzo, le banche centrali hanno iniettato una quantità di liquidità sui mercati da far paura. Andiamo oltre i... Non ricordo neanche più qual è la cifra, però la tendenza, tra virgolette, doveva essere al rialzo. Poi le cose sono andate effettivamente così e adesso che gli hedge fund stanno accumulando più 30, più 40 punti percentuali nel giro di 2 o 3 mesi, è chiaro che vengono delle prese di profitto e le quotazioni tendono un pochino al ribasso. Non vedo crolli, ma delle nuove opportunità di acquisto magari tra qualche settimana. A meno che, ripeto, e facciamo gli scongiuri, non riparta una seconda ondata di contagi a livello mondiale. Allora, intanto ricordo ai nostri telespettatori che il balance sheet della Fed, composto di obbligazioni, prestiti e altre attività, hanno raggiunto 7 mila miliardi a giugno, in aumento rispetto ai 4.200 miliardi di febbraio. Però c'è adesso, dopo il mese di giugno, c'è stato un rallentamento molto importante, tanto che le proiezioni degli economisti di Wall Street Journal di questo mese prevedono una chiusura di bilancio della Fed pari a 8.700 miliardi rispetto alla loro stima di maggio di 9.300 miliardi. Quindi, come dici te, tantissima liquidità, però sta iniziando ecco, a diminuire negli ultimi mesi. Allora, Giorgio, ti devo confessare che ci stanno arrivando tantissime domande. Marco da Messina ti chiede, ovviamente lui possiede Microsoft, Netflix, PayPal e Google, Facebook a leva 5 e oro a leva 20. Sarebbe il caso di chiuderle prima possibile o mantenerli nel lungo termine? Lo so che è una domanda molto complessa, eh? Prenditi il tuo tempo, ecco. Allora, parliamo di Microsoft e Netflix, se non ho capito male perché avevo un po' un ritorno nell'audio. Sì, Beh, per quanto Microsoft, riguarda... Netflix e Facebook, quindi certamente Marco da Messina vorrebbe sapere se mantenerli nel proprio portafoglio o invece, ecco, vendere. Beh, chiaramente dipende da quali sono i livelli d'ingresso, però per parlare un pochino in linea generica, che magari serve anche a qualcun altro come discorso, è un po' quello fatto per Apple qualche minuto fa. Siamo ancora in fase rialzista. Per prendere anche, ecco, nello specifico il titolo Microsoft, fin quando la quotazione del titolo resterà sopra i 190 dollari, questo è un titolo da comprare e da tenere in portafoglio sempre. Non voglio dire a vita annata al durante, però per diverso tempo. Anche qui il ritraccio che è avvenuto nelle ultime sedute e con i minimi, tra l'altro, dell'apertura, scusate, di venerdì, sono andati a cercare un'area supportiva già di per sé che potrebbe fungere da spartiacque. Il vero livello di swing del mercato, come detto, viene rappresentato dai 190-185 dollari per azione, ma fin quando si resta qui anche in area 200, se il titolo è stato acquistato, diciamo sui livelli più vantaggiosi, allora io lo lascerei in portafoglio per un semplice motivo, perché questi titoli, quelli che vanno a rappresentare il comparto dei FANG, quindi 5 titoli più Microsoft, negli ultimi 2 anni, anzi negli ultimi 3 anni, hanno guidato, secondo me, e ormai è chiaro, il mercato degli indici, tutta l'equity americana e poi a seguire anche quella europea. Per cui, se vogliamo andare ancora al rialzo, tenere in portafoglio questi titoli non è per nulla sbagliato. Anche Netflix, che in questo momento viene scambiata a 489 o 488 dollari per azione, negli ultimi mesi ha visto una salita impressionante. Anche qui, facendo riferimento ai minimi del mese di marzo, quindi pre-Covid, anche qui la quotazione addirittura era arrivata ad un raddoppio della quotazione, perché Netflix il 16 marzo veniva quotata a 290 dollari, un paio di settimane fa, quindi a metà luglio, addirittura era arrivata a 575. Ora ci sono scattate le prese di profitto che, con i minimi della giornata di venerdì, addirittura sono scesi a colpire quella trend line rialzista che proprio parte dai minimi Covid, quindi al 16 marzo, e sta ancora una volta rilanciando la quotazione al rialzo. Anzi, tra i FANG mi sembra che sia anche il più performante oggi, insieme ad Apple. Quindi anche qui, tenere nel portafoglio Netflix, l'abbiamo comprato a prezzi più bassi, è certamente la cosa giusta da fare. Attenzione perché lo scenario potrebbe cambiare in occasione di un ribasso e di una discesa del titolo sotto i 400 dollari. Però siamo veramente distanti da qui, il titolo dovrebbe perdere, rispetto alla quotazione attuale, chiaramente dovrebbe perdere attorno ai 14-15 punti percentuali. Per cui c'è un bel cuscinetto di sicurezza per quanto riguarda il titolo Netflix.
Grazie mille, in realtà ci sono tantissime altre domande, cercheremo di rispondere nel prossimo blocco. Grazie mille intanto a Giorgio Pallini, trader e analista indipendente, e ovviamente buona settimana e buon pomeriggio. Grazie a te Alexandra per l'invito, buona settimana anche a te e buon trading a tutte le amiche e gli amici. A presto. Allora, breve pausa, ritorniamo, certamente continuiamo con la nostra Trading Week.